storia di San Corrado la conosci, sì? Ci stava noto, andava a fare... No. Lui era un giovin signore. Dall'inizio. Vado. San Corrado. Nacque. Nacque a Piacenza. Nel 1290. Nel 1290. Era giovane signore, ricco, di buona famiglia. E gli piaceva la caccia. Un giorno a caccia inseguiva una... Un coniglio. Un coniglio, una lepre, quello che era. A un certo punto questo animale si è infilato in una piccola caverna. Per farlo scappare, questo giovane signore Corrado ha acceso del fuoco per farlo scappare. Poi il fuoco, un po' di vento, un po' di disattenzione, prese fuoco lì tutta la campagna intorno. E i danni furono fortissimi. La giustizia aveva individuato una persona che non c'entrava niente come responsabile di tutto il danno. Lui fu veramente uomo, si è presentato alla giustizia e si è consegnato. E ci sono stato io. Da quel momento lasciò tutto quanto e se ne andò verso i famosi tre pizzoni di Noto, che sono la zona dell'eremo. Arrivò a Noto nel 1343. Nel 1343. Ma lei deve dire San Corrado ha venduto tutto quello che aveva e ha pagato i danni. Sì, pagò certo. I danni, certo. Lui non è andato direttamente. Ma questo ha aggiunto un altro fatto. All'ultimo si incontrò con la vecchia fidanzata. No, la moglie Fresina. Era la moglie Eufresina. Eufresina. Dice, ma come io vado a fare il frate? Lei. Si diede anche lei a Gesù, se ne andò in un convento, dice quando ci vedremo? Quando ci vedremo, quando l'acqua tiene nel paniere. E capitò un giorno che effettivamente lui nel suo peregrinare passò da quel convento vicino e allora in quel momento lui chiese dell'acqua. Gli diedero un paniere, l'acqua stette sul paniere e se ne andò. Non abbiamo secchi. Da quel momento la vecchia moglie riconobbe San Corrado, dopo che se n'è andato. Il suo vecchio Corrado. Abbiamo cominciato a dire. Di questo pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo maturato questo proposito. La Basilica Cattedrale che desideriamo visitare per trovare il corpo di San Corrado attesta la devozione del popolo di Dio e dei fedeli che vi accorrono da ogni parte per ritornare confermati nella vita cristiana e stimolati alle opere di carità. Ma anche ai fratelli e alle sorelle che incontreremo in quel luogo dobbiamo portare in dono l'esempio della nostra fede, speranza e carità, perché tutti insieme
possiamo arricchirci nella tua edificazione. Chiediamo questo dono pregando insieme con la preghiera del pellegrino che avete ricevuto. Insieme, anche se avessi percorso tutte le strade, montagne e valli, dall'Oriente all'Occidente, ma non ho scoperto la libertà di essere me stesso, non sono arrivato da nessuna parte. Anche se avessi condiviso tutti i miei beni con gente di altre lingue e culture, fatto amicizia con pellegrini di tutte le parti del mondo, condiviso rifugi con santi e nobili, ma non sono capace di perdonare subito a chi mi sta accanto. Non sono arrivato da nessuna parte. Anche se avessi portato sempre il mio zaino, sempre di un tetto e di una doccia, e ricevuto cure per le mie ferite, ma non ho scoperto che tutto era amore di Dio, non sono arrivato da nessuna parte. Anche se avessi visto tutti i monumenti e contemplato i migliori tramonti, anche se avessi imparato un saluto in ogni lingua e bevuto l'acqua limpida di tutte le fonti, ma non ho scoperto chi è l'autore di tanta bellezza e di tanta pace, non sono arrivato da nessuna parte. Volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie a tutti e viva San Corrado! Parli e tu senti anche la voce. Thank you.
Pietro, e Pietro cosa? Ma mi sta pigliando a me? Ma come ne piglio? Che vuoi tu? Tu sei arrivato già. Tu stai arrivando? Io non voglio una cosa.